Siamo con gli Unioners del Taloro che hanno appena vinto la partita contro il Lusinese, campione in carica. Iniziamo da Matteo Satta. Sì, è stata... Matteo, presentaci i compagni innanzitutto. Siamo con Paolo Angius, Giovanni Deiana. Paolo Angius che è il sosia di Marco Pinna, ricordiamo. Sì, sì. Sì, è uguale. Poi è uguale. Picchi anche come Marco Pinna, no? No. Meno. Gianluca Pinna e Luca Pinas. Che ricordiamo il giocatore più fastidioso del calcio sardo, praticamente. Un po' irritante che va a protestare continuamente. Oggi i gol chi li ha fatti, quello? Solo. E tu cosa stai facendo? Ma scusate, raccontateci, Matteo, tu che sei una persona seria, cosa è successo nel rigore? Voleva tirare Federico Sedda, ma stiamo scherzando. Perché lui deve fare il difensore, non l'attaccante. Quindi... Si sentiva di tirarlo. Di sbagliarlo, magari. No. Ma... E chi l'ha detto che non lo doveva tirare lui? Il mister. Perché Pizzo, spieghiamo, perché Pizzo lui lo tira sempre così. Dopo la prova di Bias. Non ne tira mai più. Ha sbagliato 2 in 5 giorni. 2 in 5 giorni addirittura. Beh, dopo questo 2-0 siete a buon punto, possiamo dire. Continua a sperare. Salerno già vince, certo. Ma ve lo aspettavate? Il primo tempo vi hanno messo sotto e non riuscivate a superare la metà campo. Era una nostra tattica. Era una nostra tattica. Farli stancare poi. Sinceramente non mi aspettavo questa vittoria. Sì, 2-0 loro, il primo tempo. E poi tutta via. Tutti a girare, invece, ma vedo che comunque state imitando bene quelli della prima squadra che l'anno scorso hanno vinto la Coppa Italia. Quindi proviamo a fare le cose che facciamo in allenamento. A volte ci escono, a volte no. Il mister ha detto che uno dei migliori in campo era Gianluca Brundu, che non c'è. No, si vergogna. La vergogna di come ha giocato, no? No, di fare l'intervista. Ecco. Quando è uscito c'è stata l'ovazione del Maristiai. Quindi adesso dovrò invitare la pizza a tutti. Qui pizza mi sono giocato davvero bene. Che cosa? Ha giocato davvero bene. Sì, ha giocato. Una partita dove si deve lottare, lui si esalta, vero? Anche Andrea Flores, poi dovete uscire. Cosa c'ha? Si è fatto male la cara. Con la ragazza. Un buon motivo per uscire dal campo. Ci manca anche Andrea Mazzetta. Dove è andata a finire? Infatti, su la sorella. Ah, ecco. Aveva paura di venuto. Salutate. Vabbè, adesso a chi l'ha dedicata questa vittoria? Al nostro allenatore. Che ti lascia in campo, possiamo dire. Che ci ha fatto. È il nostro dirigente fino a un punto che ci ha sempre seguito. E lo salutiamo. Salutiamo, ciao. Bravi. E alle tifose no, siete l'unica tifoseria che c'è anche donne. Meglio che censuriamo Luca Pinas. Salutate e date appuntamento tutti a Selargio a questo punto. Aspettiamo numerosi. Mi raccomando, in bocca al lupo per la prossima partita. Forza Juve. Ciao.